la cantina dove è nato tutto, dove è nato il mio primo vino nel 1988. E qua abbiamo iniziato la nostra attività proprio a livello pionieristico, partendo praticamente dal nulla, reinventando una produzione che non esisteva. Prima di questa data la produzione di vino era solo una produzione destinata alla vendita in damigiani, escluso. Dall'88 abbiamo iniziato a fare delle bottiglie. Allora, oggi stiamo facendo la palettatura del vigneto. Questo è un nuovo vigneto di Nebbiolo di 3 anni. Siamo nella zona Bussia e nello specifico questo vigneto si chiama Campo Bovi. La palettatura consiste nel dare una forma alla vigna, perché la vite di per sé non ha una forma propria, quindi ha bisogno di tutori. Quindi la vegetazione viene ingabbiata prima in mezzo a questi fili di nylon e poi in mezzo a questi fili di ferro per dargli la forma a spalliera. Questo permette poi di avere i grappoli ben distribuiti nella parte basale della pianta e quindi avere un migliore grado di sanità dell'uva e una migliore maturazione. Durante questa operazione vengono tolte anche le femminelle. Sono questi piccoli germogli che crescono all'altezza dei grappoli e questi darebbero problemi per la sanità dell'uva, anche per una corretta crescita dei grappoli, e quindi vengono eliminati, diciamo una fascia di circa 30-40 cm dove si trovano. L'infiorescenza della vite, il grappolo, che comunemente si chiama grappolo, e si trova proprio nella fase della fioritura. Quelli che vedete bianchi sono i fiori, che diciamo sono in fase di fioritura e di allegagione. Quelli che vedete con già più grandi, queste sfere, sono già gli acini formati. Dei nostri vini è data da molteplici fattori, ma io ritengo che fondamentalmente sono il terreno, il terroir, come dicono i francesi, che è questo terreno bianco argilloso, che non è un terreno ricco, ma è il terreno ideale per fare poca produzione, ma una produzione di grande qualità, con dei profumi particolari che sono specifici di questa zona, di questo territorio. E poi soprattutto la lavorazione, che per noi è fondamentale, seguire direttamente tutte le fasi lavorative del vigneto in modo da arrivare in cantina con la massima qualità possibile. Quindi, tutti i lavori che noi facciamo vengono eseguiti direttamente dalla famiglia. Partiamo dalla potatura fino alla vendemmia. Questa è la nuova linea di etichette. Qua abbiamo voluto raccontare in un disegno quella che è stata la storia della nostra azienda a partire dagli anni 90 arrivare fino ad oggi, dove la mongolfiera in realtà è un acino di Nebbiolo che negli anni si è elevato fino a diventare un vino importante in tutto il mondo.